Siamo 3, 2, 1, here we go. E allora, ebbene sì, l'ho fatto, ma non sono qua per parlare del mio nuovo taglio di capelli. Sono qui per parlare del WXV, il torneo più gringoso che World Rugby abbia mai tirato fuori. E allora, hola burdel, care amiche e cari amici del canale Rugby Zetten, appassionate ed appassionati della pallovale, della bislunga. Ben ritrovate e ben ritrovati a pranzo con zucca di giovedì 10 ottobre 10:10. E allora ci avviciniamo all'ultimo turno di WXV, un turno che può riservare tantissime sorprese. I giochi sono aperti in qualsiasi direzione, ma soprattutto abbiamo questo incontro fra Italia e Sudafrica che ci lascia un pochino così col fiato sospeso. E allora vi presento, sono Zucca, esperto, appassionato nonché allenatore di rugby. Ai miei figli mi lantano, dico di essere il maggiore esperto di rugby italiano. Loro sorridono, annuiscono e mi compatiscono. E su tutti i miei canali Rugby Zetten parlo appunto della bislunga. Like se vi piace quello che vi dico, dislike se non vi piace, follow se vi interessa con l'alert e soprattutto tanti commenti così ci confrontiamo. Insomma, e poi sul canale Telegram ogni tanto passa qualcosina di interessantissimo. E allora, andiamo subito a parlare del mezzo d'Italia, poi gli altri ci interessano relativamente, anzi no, non è vero. Italia, che in questo momento si trova in una situazione di classifica non particolarmente pericolosa, ma neanche tanto tranquilla. L'Italia in questo momento è quarta con 4 punti, davanti al Giappone che ne ha 3 e il Galles che ha 1 punto. In teoria, se i giochi vanno come vorrebbero le altre, si rischia veramente di andare in ultima posizione con la retrocessione. Perché nel match con Sudafrica, se si fanno 0 punti, mentre il Giappone perde col Galles segnando il punto di bonus o i punti di bonus, meglio due per loro che uno solo, l'Italia rimane 4, il Giappone va a 5, il Galles va a 5, l'Italia rimane ultima. Match veramente complicato quello con Sudafrica, perché siamo senza ball carrier e Tunesi è infortunata, non parteciperà alla contesa. Quindi tutto il lavoro sarà fatto da Turani e Federighi e Duca le daranno una mano, ma sicuramente la cosa non è così, diciamo, positiva come a vederla così dal di fuori. Quindi sarà un match veramente duro perché le sudafricane fanno della fisicità, dei punti, della mischia ordinata e dei set piece e del gioco stretto barra chiuso uno dei loro punti forza. Salvo poi avere fuori due o tre giocatori, giocatrici veramente grincose, veramente veloci e veramente con delle belle mani. Quindi hanno una squadra che si sta costruendo, una squadra che l'anno scorso era veramente da fondo classifica, ma credetemi, il Sudafrica qui ha il futuro, perché ha la nazione dalla sua, ha la storia dalla sua, ha le giocatrici dalla sua, ha quella qualità fisica e tattica e tecnica di know-how che in Sudafrica loro hanno a 360 gradi e ha tanta 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 prestanza fisica e attitudine al combattimento. Quindi il Sudafrica, nazione che vive di rugby, crescerà nel settore femminile a dismisura nei prossimi anni, a meno che non faccia dei marroni mascherati giganteschi. Quindi Sudafrica-Italia sarà un match veramente difficile, che le azzurre dovranno interpretare nel miglior modo possibile, fare la miglior performance possibile, come quella che è stata fatta poi col Galles, e sicuramente sacrificarsi all'ennesima potenza. Gli ultimi 20 minuti saranno massacranti perché il Sudafrica arriverà lì dopo averci martellato di brutto. Se andate a vedere nel mio canale Telegram la partita fra Sudafrica e Australia, vedrete che l'Australia, che è una signora squadra, fisicamente nel finale cede, e se noi arriviamo nel finale punto a punto, sarà veramente dura. Sarà veramente dura mantenere lo standard alto e sarà veramente dura mantenere il punteggio a nostro favore. Bisogna fare un bel allungo iniziale e ne abbiamo le possibilità. Possiamo girarci attorno alle sudafricane, non so come faremo a girarci attorno in maniera efficace, partendo da una verticale efficiente, efficace, lì vicino al punto d'incontro, quindi con un pallone in avanzamento. Però ce la dobbiamo fare, dobbiamo rischiarcela, come si dice in questi casi. E quindi Sudafrica-Italia, poi come detto un Galles-Giappone che è da tenere, fortunatamente si gioca prima di noi, quindi andremo in campo già sapendo il risultato di questo match, ma è un match da tenere veramente sotto controllo perché al Giappone
Non, Giappone, visto l'ultima settimana scorsa con la Scozia, non è niente male. Il Giappone che può fare tranquillamente 2 punti col Galles, uno di 4 metri e uno di bonus offensivo. Giappone che può anche addirittura vincere col Galles, e noi ce lo auspichiamo perché se il Giappone vince col Galles, il Galles sta là di dietro e non ci prende mai più, perché con un punto diciamo che è abbastanza improbabile, con due arrivare, hai un punto, te ne danno due, arrivare a quattro è improbabilissimo. Quindi se il Giappone fa il suo e siamo sicuri, se il Galles vince ecco che iniziamo un pochino a dover fare i conti, a tremare e a stare con stretto, come si dice in questi casi. Australia-Scozia è un altro match, è un match diciamo dell'altissima classifica. Io credo che l'Australia in questo momento abbia qualcosa da insegnare a tutte quante in questo girone, non c'entra niente con questo girone, e quindi abbiamo già risolto la classifica dell'Ibex via. Australia vincitrice e Galles retrocesso. E fra l'altro io devo essere onesto, non ho ancora capito le retrocessioni se sono a zona o a squadra, perché l'Irlanda era nella terza serie. È là che sta facendo lo sdazzo nella prima serie, ha bypassato la seconda così, quindi mi viene tanto a pensare che siano a zona, ovvero se retrocede il Galles, il prossimo anno, fra 2 anni, l'ultima della Sei Nazioni andrà a fare il gruppo 3 e speriamo di non essere noi un'altra volta. Gruppo 3, dai, andiamo a vedere il gruppo 3 cosa ci dirà. Gruppo 3, anche qui la situazione è veramente very close, con Spagna e Samoa che si gioca il passaggio del turno, Fiji con Cina che nutrono una piccola speranza e stanno lì veramente a sperare che il risultato arrivi da loro, ma diciamo che le probabilità sono veramente 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 scarse, perché Samoa gioca con Madagascar e qui 5 punti sono assicurati. L'Olanda affronta Hong Kong. L'Olanda era partita bene, poi dopo ha avuto scivolare la settimana scorsa, venendo sconfitta dalla Spagna nettamente 20 a 0. E poi c'è l'ultimo match appunto fra Fiji e Spagna. E allora Samoa spera che le Fiji battano la Spagna per arrivare così a quota 12, mentre le Fiji al massimo la Spagna può arrivare al massimo a 10 o 11. Le Fiji vogliono vincere con la Spagna per raggiungere Samoa lassù in cima. Insomma, è una situazione veramente veramente interessante anche qui. E diciamo che il match fra Fiji e Spagna può essere influenzato dal risultato del venerdì fra Samoa e Madagascar, mentre quasi ininfluente ai fini della faccenda è Olanda-Hong Kong, con Hong Kong però anche Hong Kong proveranno a fare i 5 punti per volare in cima alla classifica in caso di passo falso della Spagna. E poi c'è lì WXV, la Pool 1, dove qui si rischia veramente il colpaccio. Nuova Zelanda in fondo alla classifica con 2 punti, Stati Uniti 0 punti. Allora, sognare non costa niente, ma Nuova Zelanda per la Francia, gli Stati Uniti fanno un risultato a sorpresa con l'Irlanda, ecco che la Nuova Zelanda saluta il gruppo 1 e via che va a competere con la fascia più bassa. Fanta rugby, perché l'Irlanda vincerà con gli Stati Uniti, così come la Francia potrebbe fare solo incontro con la Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda che ho visto con l'Inghilterra non è il massimo della vita, ma è anche vero che la Francia in questo momento è in fase di rimpasto con qualche giovane, qualche vecchia che sta cercando di ritrovare la forma fisica adeguata. Insomma, non è proprio la Francia alla quale siamo stati abituati nelle ultime Sei Nazioni. Ha vinto di poco con gli Stati Uniti, hanno perso abbondantemente con Canada, e adesso si trovano ad affrontare la Nuova Zelanda. Mentre Canada e Inghilterra è un bel match, perché a parte che mette davanti le prime due in classifica, il Canada non ha niente da rischiare, può provarci, non credo che sia nelle sue corde centrare un risultato positivo, perché comunque l'Inghilterra in questo momento è, anche se ha qualche piccolo problema interno, andatevi a vedere su Ladies Rugby Club del Buon Cirri cosa sta succedendo nella Union inglese a proposito del settore femminile del rugby, e c'è qualche cosa che si sta incrinando anche lì. E il Cirri, che è sempre sul pezzo, sa sempre tutto, Brandon Wallace non ha perso occasione per farmelo vedere subito oggi su una chat in comune in cui siamo. Però l'Inghilterra in questo momento è ancora ingiocabile per ogni altra squadra, quindi anche qui i giochi sono ben fatti. Sarebbe fantastico che la Nuova Zelanda retrocedesse, però alla fine della fiera, che ce frega noi, l'importante è che l'Italia faccia una buona partita e si salvi.
anche l'Italia qua, il cane sta abbaiando, quindi vuol dire che il tempo è scaduto, non mi resta che salutarvi. Hola Burdel.